Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti sul mio canale. Ciao da Ermanno. Allora, oggi il tempo di coronavirus, vediamo un attimino come fare l'orto in casa. Ma più che altro, in questo caso, ho scelto due prodotti ordinabili online, anche su Amazon volendo. E questo è Garden Pocket, sempre due prodotti della stessa pianta, la stevia, che come sapete, avevo fatto un video tempo fa, comunque ha un dolcificante, è una pianta dolcificante senza calorie, ma andremo poi a approfondire durante il video. Vediamo i due prodotti, sono appena arrivati e quindi vediamo come sono fatti. Questo teoricamente è un sacchetto vaso a cui va aggiunta solo dell'acqua fino a che le piantine non germoglieranno. E questo in teoria anche, però vediamo un attimino allora cosa c'è dentro le confezioni. Allora apriamo questa confezione. Vediamo che c'è un biglietto di istruzioni. I semi germinano a temperatura compresa tra i 18 e i 25 gradi, temperature più basse renderanno la germinazione più lenta. Di solito germinano tra 15 e 30 giorni. Posizionare le compresse del substrato in ciascun letto di semina e aggiungere acqua fino a raggiungere il loro volume totale. Va bene, va, 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 va. Vabbè. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Allora, dentro ci sono queste due cupolette, anzi queste tre, e vediamo se a prova di deficiente. Qua dentro ci sono i semi. E qua a occhio ci sono le due compresse di substrato. Sono due vasetti e due compresse di substrato. E c'è da capire se queste contengono già i semi o bisogna aggiungere i semi. Comunque abbiamo due compresse, due vasetti e i semi. Un vaso più grande che forse sarà per mettere poi le piantine. Poi andiamo a leggere le istruzioni. Vediamo le due capsuline. Andiamo a vedere invece quest'altra confezione, se è più a prova di incapace, come si dice. Ha una chiusura, vedete, strip, e all'interno c'è un sacchetto anche qua. Ci sono anche qua dei semi identici a quelli che abbiamo visto, con le istruzioni che sono anche adesive, quindi poi possono essere incollate sul sacchetto. Anche qua 20-25 gradi, eccetera. All'interno c'è questo sacchettino di terra. Quindi questo è un prodotto e lo spostiamo là con le sue istruzioni e questo è un altro prodotto, semi, terra, e all'interno del sacchetto ci sono dei granuli, ci sono questi granuli che serviranno qualcosa. Bene. Procediamo con l'inseminazione di entrambi e man mano seguiamo le istruzioni. Allora, procediamo con la prima versione di piantumazione. Tiriamo fuori le nostre cappuccine, i nostri semi
e abbiamo già i due vasetti con dentro il terriccio. Vediamo le istruzioni cosa ci dicono. Le istruzioni ci dicono: posizionare il compresso di substrato in ciascun letto di semina, aggiungere acqua fino a raggiungere il loro volume totale di circa 50 mm di larghezza e 50 di altezza. Allora, questo è il substrato, lo mettiamo nel suo vasettino e aggiungiamo un po' di acqua. Così, vediamo se bagnandosi. Lo stesso facciamo con il secondo. E adesso attendiamo che la terra si bagni e si espanda. In effetti vedete che si sta gonfiando piano piano. Anche questa, perché c'è scritto di aspettare alcuni minuti e levare poi l'acqua in eccesso. Allora, adesso che i nostri substrati si sono gonfiati, vedete il che com'è gonfiato il substrato, va spiaccicato con le dita. C'è scritto di penso che vada aperto e poi mi va tolto il sacchettino intorno. Altrimenti i semi, questo non lo dicono nelle istruzioni, ma i semi altrimenti come possono andare a contatto col substrato se non c'è cosa. Quindi tolto il sacchettino, lo spapparagniamo un po', aggiungiamo un goccino d'acqua anche qua. Ecco qua. E adesso mettiamo i semi. Allora, le istruzioni dicono cospargere i semi sul substrato e tamponare leggermente in modo che i semi vengano a contatto col substrato, inumidire nuovamente, preferibilmente con uno spruzzatore perpendicolare per evitare che i semi galleggino. Io bagno un po' di più il substrato in maniera, adesso quanti semi andranno per, e c'è il vento anche, bisogna stare attenti perché volano via questi semi. Sono parecchi e allora vediamoli i semi possibili. Voilà. Quindi premerli contro il substrato come da istruzioni e andiamo a inumidire. Ci vorrebbe uno spruzzino che in questo momento non ce l'ho a portata di mano. Nei prossimi giorni assicuratevi che ci sia umidità ma non troppa acqua, sennò le radici marciranno. Copriamo con le nostre
scalottine e dobbiamo mettere in una situazione di ombra illuminata, dove non ci sia la battuta diretta del sole. E quindi adesso le posizioniamo in un posto all'ombra e aspettiamo di vedere i primi risultati. Mettiamo su questo davanzale, quindi con una giusta illuminazione, ma protetti dal bordo della finestra, così che non abbia il sole diretto, tra i 18 e i 25 gradi, c'è scritto nelle istruzioni. Bene, cercheremo di mantenere il substrato umido tutti i giorni con un spruzzino, non con l'acqua direttamente a pioggia, che altrimenti potrebbe spostare i semi. Bene, adesso procediamo con il secondo tipo di sacchetto. All'interno c'è le sfere di argilla a cui va appoggiato il substrato bagnato. Allora, prima di piantare i semi, il substrato è questo qua. Allora, vediamo di bagnarlo all'interno del sacchetto. E poi lo riverseremo sopra le sfere di argilla. Una volta che abbiamo bagnato il nostro substrato, lo verseremo nel sacchetto sopra l'argilla. Il sacchetto con l'argilla e noi cominciamo a versare. Lo versiamo così sopra. Eccolo lì, lo abbiamo versato all'interno, quindi adesso dobbiamo premerlo in maniera da eccolo qua e adesso metteremo sopra i semi. Adesso ovviamente cercherò di distribuirli un po' meglio e di premerli contro il substrato come nella precedente semina, quella dell'altro tipo, quella con i vasetti. Ecco, i nostri semi. Ora procediamo a inumidire. Ecco, guardate bene che i semi non devono essere piantati, devono essere appoggiati al substrato. Adesso abbiamo bagnato bene tutto, va messo il sacchetto a copertura mo come serra e va tenuto inumidita la superficie con lo spruzzino. Quindi adesso lo mettiamo sempre qua, non col sole diretto, tra i 18 e i 25 gradi, e tutti i giorni manteniamo inumidita. Siamo sul davanzale assieme alle altre e adesso aspettiamo, ricordandosi tutti i giorni con lo spruzzino di tenere il substrato ammorbidito e ben bagnato.
Giorno 5. Allora, giorno 5. Guardate che cominciano a venire su le prime piantine. Anche qua, vedete lì? Le prime, invece nella versione a sacchetto non sta sbocciando niente. Giorno 12. Dopo 12 giorni i nostri semini, guardate quanti stanno crescendo, si stanno sviluppando. Le prime piantine stanno già diventando grandi. Ecco la nostra stevia che cresce. Guardate, là ce n'è una piccolissima che sta iniziando a sbucare, anche là nell'angolo. Mentre la versione, diciamo così, in sacchetto non sta dando nessun risultato. Direi bocciata. Se continua così, la getteremo e niente. Non ha dato nessun risultato. Giorno 15. Vediamo le nostre piantine. Lì, e ne abbiamo anche altre che stanno crescendo. Guardate, bene. Anche nel secondo vasetto. Qualcuna invece, e questo è Garden Pocket. Invece il Garden Pocket della borsa vaso stevia. Un fallimento totale, non è nato niente, bocciata. Giorno 20. Ed eccole qua, possiamo vedere, ce ne sono altre che si stanno germogliando. La nostra stevia sta crescendo bene. Nel vasetto a sinistra vediamo che una, due, tre, quattro, là in fondo ce n'è un'altra. Nel vasetto a destra vediamo una, due là sotto, tre. Stanno sbocciando delle altre piantine. Giorno 25, fine esperimento. Esperimento dopo 25 giorni. Occultiamo perché ormai le piantine che sono cresciute abbastanza, quindi possiamo dare un risultato positivo per la versione in scatoletta con i vasetti. Questa che ha avuto successo, sempre dei Garden Pocket, e sempre la Garden Pocket invece la versione borsa vaso ha dato effetto negativo, non è cresciuto niente, non si è sviluppato assolutamente niente. Invece vediamo la nostra stevia, le nostre piantine di stevia, eccole qua. Ormai queste qua posso anche trapiantare e nel frattempo far crescere quelle piccoline che si stanno ulteriormente sviluppando. Ecco, questo è un esperimento che si può fare a casa e poi la stevia si può, la rebaudiana, si può ritrapiantare in un vaso più grosso. Adesso vi faccio vedere come viene. Allora, la versione nei vasettini, promossa, la versione nella borsa vaso, bocciata. Ah, nei vasetti fatta crescere, come diventerà la vostra stevia? Qua vediamo che adesso sta anche fiorendo e subito dopo la fioritura inizieremo a cimare le foglie più alte e cominceremo a farle seccare. Ma questo sarà tema di un altro video in cui vi farò vedere come seccare le foglie e conservarle in un barattolino
da utilizzare al posto dello zucchero. Bene, l'esperimento allora è andato a buon fine, anche approfittando di questi giorni in cui siamo stati chiusi in casa, per cui a voi tutti un saluto, mi raccomando, mettete un bel like, condividete, aiutatemi a crescere, a far crescere il canale, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina, ci vediamo al prossimo video. Ciao da Ermanno!